E a proposito di forme, Sì. così per concludere qualche breve riflessione su questa plaquette, questa edizione ha in allegato un CD musicale. Sì. Quindi forme diverse in senso materico, come dicevi te, poi ci torneremo anche parlando un attimo dopo, forme in senso linguistico, nel senso di riscrittura. Pierluigi Cappello nell'intervista scorsa parlava di mondo, cioè ogni lingua è un suo mondo proprio come sistema di significati, quindi in questo c'è un certo legame, accordo, ma anche forme, sembra quasi artistiche. Allora la nostra curiosità era, in questo nostro percorso stiamo vedendo che c'è un po' una tendenza dell'arte, della poesia, limitiamoci alla poesia, a intrecciarsi con altre forme d'arte. Abbiamo visto poeti dialogare con la fotografia. E nel tuo caso vediamo appunto che proprio questa plaquette viene venduta, io l'abbiamo comprata insieme a un CD musicale e tra l'altro tu ci spieghi, sempre nella nota introduttiva, che alcuni di questi brani sono nati insieme, poi ci incoraggi se sbaglio, insieme alla poesia o comunque attraverso i reading che tu hai fatto. E, allora volevamo sapere, se appunto qual è il tuo rapporto con la musica e quindi con questo CD che possiamo fare anche vedere di Roberto Zecchini col suo insomma col suo gruppo jazz e poi anche noi siamo rimasti colpiti dal fatto che anche l'editore abbia in qualche maniera intercettato una tendenza forse di un certo modo di fare arte, che è quello di intrecciarsi ad altre Sì, no, se mi date un secondo vi faccio vedere una cosa. Posso? arti. Certo. Se lo trovo. Questo non era previsto, eh. Non lo trovo. No, rispondo subito. Questo, il CD è appunto, come dicevi tu, di Roberto Zecchini e del suo quintetto jazz Rimane qua e qua. In realtà questo CD, nelle nostre intenzioni e speranze, avrebbe dovuto essere qualcosa d'altro, cioè avrebbe dovuto essere la registrazione di quello che facciamo io e Roberto Zecchini dal vivo. Io raramente mi sono trovato di fronte a un artista, perché Roberto io lo considero un artista vero, con cui scatta una specie di così intesa di dialogo in maniera, no, quasi spontanea. Con Roberto ci siamo conosciuti parecchio tempo fa proprio per via di io con la poesia e lui con la musica e abbiamo deciso di provare a lavorare insieme. E abbiamo fatto dei concerti reading che tuttora lo faremo adesso per esempio il 24 novembre al Premio Volponi a Fermo. Sono dei concerti in cui c'è una parte musicale, c'è una parte di poesia, ci sono delle zone sovrapposte. Per questo io non amo dire che si tratta di poesia con accompagnamento musicale o viceversa. È un incontro di arti, di forme d'espressione. E quindi con lui abbiamo fatto questi reading. Quindi indipendenti ma con zone. Esattamente, indipendenti ma con zone di sovrapposizione, di continuo dialogo. Quindi questo CD avrebbe dovuto essere l'incontro. Di fatto poi, diciamo, queste cose le facciamo dal vivo e un lettore, un ascoltatore ha le due arti separate in questa. Però idealmente queste arti sono fuse, insomma. Io credo che tra poesia e musica ci sia un rapporto molto, molto stretto, ma molto di amore o di unione e di distanza insieme. Per esempio, sono assolutamente convinto che non bisogna parlare di poesia di fronte alle canzoni o ai cantautori, non perché non sappiano scrivere, ma perché la loro forma d'arte è una forma che prevede un incrocio, un incontro tra musica e poesia che
che fa sì che le parole abbiano un certo, certo, una certa struttura, che, diciamo così, la poesia ha superato già da anni e anni e anni, e quindi è molto più avanti la poesia dal punto di vista del linguaggio. Tutti sappiamo però che la poesia ha in sé la musica, ce l'ha dentro. Caproni diceva, ammoniva a non confondere musica con musicalità. La poesia è musica in sé, non ha bisogno di essere una musicata, perché ha in sé una musica interna molto severa, tant'è che è difficilissimo tradurre la poesia in musica o prendere delle poesie e tradurle in musica. Io ho in mente un esperimento che ha fatto, per esempio, un cantautore che si chiama Andrea Chimenti, che ha musicato, non so se lo conoscete, Il Porto al Sepolto di Ungaretti. Beh, lì è complicato, cioè funziona e non funziona. Cioè, sì, sì. A volte si sente che la poesia è, diciamo così, molto esigente, no? Richiama molta attenzione, si cala difficilmente dentro le forme musicali. Sì, ho avuto modo di ascoltarlo e ho avuto un po' la stessa impressione. Quindi sì, io secondo me appunto la poesia ha in sé una musica, non ha bisogno di nulla, è anche musica, anche quando ovviamente saltano le forme chiuse, le forme metriche, il verso prende insomma andamenti imprevedibili, però questo ritmo interno c'è, ed è forte nei poeti, secondo me, che sanno fare il loro mestiere. Per cui ecco, la poesia si può incontrare con la musica, può dialogare senz'altro, e questo è un tentativo di farlo, e insomma a noi sembra buono, poi dopo bisogna vedere a chi lo ascolta. Naturalmente poi Roberto ha una indipendenza, cioè ha diverse formazioni ed è soprattutto un grande anche lettore di poesia. Quindi quest'area di sovrapposizione c'è. Io ho già parlato molto, lascio parola a Eugenio. Passiamo adesso magari a parlare della tua raccolta più organica, sì, L'attimo dopo, appunto, che comprende le tue poesie scritte tra il 2004 e il 2009. E il libro è diviso in 5 parti, intitolate nell'ordine L'attimo dopo, Mattoni, Materis Eterna, Stanza alla deriva e Poco prima. Noi, leggendo la raccolta, abbiamo pensato che il tema della circolarità potesse essere una buona chiave d'accesso per la lettura dell'opera. Infatti si nota sin dalla struttura una certa circolarità, se vogliamo, inversa, che si attiva dall'attimo prima, la prima sezione, dall'attimo dopo, la prima sezione, al poco prima. Sì. Una circolarità che si ritrova affiancata anche alla dimensione del tempo. Nella prima poesia della prima sezione tu parli del tempo come duplice flusso del sangue nel corpo, quindi duplice ma circolare, non certo, può attivarsi e ritornare al cuore. E circolarità del tempo che è emblematica anche nella poesia 14 foglie, la ciclicità. E questa circolarità rimanda anche alla terza parte della sezione, una ciclicità della materia, circolarità della materia, come hai già accennato nella prima risposta. E la terza parte, Materis Eterna, che comprende una poesia sola, che è introdotta da un epigrafe che assieme al titolo rimanda al De Rerum Natura di Lucrezio, in cui il poeta latino, diciamo, sostiene la teoria atomistica epicurea, secondo la quale, come hai detto prima, nulla è generato dal nulla né ritorna al nulla. E quindi sì, il permutare della realtà e della vita è dovuta alla composizione, alla scomposizione di questi atomi, corpuscoli, sì, che citi anche in una tua poesia osservando la Madonna di Sinigalli, in cui dici i pulviscoli vorticanti di Lucrezio. Sì. Ecco, volevamo chiederti un po' nel tuo immaginario poetico come si inserisce questa ciclicità del tempo, in particolare della materia. Una domanda complicatissima. Abbiamo iniziato col facile. Sì, sì. Dunque, non c'è dubbio che la ciclicità del tempo e delle esperienze è un tema centrale in questo libro. Come hai detto benissimo, il libro, diciamo, gioca su una specie di inversione temporale, comincia con l'attimo dopo e finisce con poco prima, ma questo poco prima è un poco prima che
rimanda un dopo, cioè al dopo che avremo lasciato le nostre stanze, qualcun altro verrà ad occuparle al posto nostro. Questa è una cosa molto che uno sperimenta, per esempio se cambia di luogo spesso, sperimenta questo permanere dei luoghi, delle cose, questa impermanenza assoluta degli esseri che le popolano, che le vivono. Sì, quindi questo è un tempo ciclico che però io spero di non aver mitizzato, sai che il tempo ciclico è un po' il tempo, diciamo, del mito, cioè di qualcosa che ritorna eternamente, no? Ritorna uguale a se stesso. Io credo che a nulla ritorni in realtà, che le esperienze siano uniche, che gli esseri siano unici, che non torni nulla, infatti lo dico anche nella... non torna mai niente, c'è un verso che dice così. Un comandamento. Esatto, non torna mai nulla, ecco perché bisogna essere estremamente attenti a quello che accade, a quello che siamo e a quello che succede quotidianamente intorno a noi o in noi. Quindi è un tempo insieme circolare, perché è così, cioè appunto il tempo circolare della natura, ma questo tempo circolare procede in maniera come se fosse una spirale che va sempre avanti e quindi nulla torna davvero. E io credo che uno dei compiti della poesia sia quello di cercare di fermare queste cose che non torneranno, non tornano. Come che la per... foglia d'autunno che esatto. Non sarà mai la stessa. Non sarà mai la stessa, bravo. Mm-hmm. Cioè, ci sarà un'altra foglia, ma non è la stessa, è un'altra, quindi il ciclo è in realtà apparente, cioè sì, c'è un ciclo, ma le cose non tornano mai uguali a se stesse, non tornano mai le cose che siamo e che viviamo. Dunque questo doppio tempo, circolare ma insieme rettilineo, che è il tempo della storia, la storia è rettilinea, il nostro è un tempo, noi viviamo e abitiamo il tempo della storia. Per fortuna, e quindi dobbiamo essere consapevoli di questo, di questa doppia dimensione temporale. Poi l'altra parte della domanda? Scusa. Sì, no, era questo un po' anche il collegamento con la circolarità della materia. Ma sì, certo, certo. Ecco, invece quella è una cosa abbastanza, sì, quella è una cosa, anche lì c'è questo paradosso, cioè un paradosso per cui appunto la materia davvero è lì sì, ci trascende, no? È qualcosa che ci trascende, noi esistiamo ma non esisteremo più, mentre la materia la nostra anche resterà, e quello è davvero un altro paradosso, paradosso è come stanno, le cose stanno così semplicemente, io credo che stiano così, e questo lo diceva già benissimo naturalmente nella sua, suo pensiero particolare, lo diceva benissimo già Lucrezio, no? Il fondamento del materialismo, soprattutto il Lucrezio, è straordinario quello che dice Lucrezio e come lo dice. Per cui questi polvicoli vorticanti che si vedono in quel quadro che è straordinario, osservando la Madonna di Senigallia, è un po', diciamo così, l'emblema di tutto ciò, no? Polvicoli vorticanti. Tra l'altro quel quadro è bellissimo perché uno, non so se l'avete mai visto dal vivo, ma si vede questa Madonna con il bambino, anche con una faccia molto austera, in una stanza in penombra, con un angelo sulla sinistra, molto all'aspetto molto gentile, molto anche lì composto, eccetera. Ma l'unica cosa interessante, a mio parere, del quadro è questo raggio di luce che sta alle spalle di tutti e che colpisce un muro e che davvero Piero della Francesca riproduce in maniera strepitosa, sembra un quadro dell'Ottocento, voglio dire, con questa grana della luce che davvero si riesce a vedere. Ecco, questo secondo me è un emblema di tutto quello che ho detto, che ho cercato di dire.